Noi abbiamo pensato questa norma proprio perché diventasse un nuovo modello di sviluppo, un sviluppo sostenibile. Con il 110 abbiamo trasformato il settore come quello dell'edilizia in un settore green ed è il settore che oggi sta trainando l'economia. Purtroppo ci sono dei problemi causati dagli ultimi decreti del governo che stiamo cercando di risolvere perché le imprese hanno scarsa liquidità, non riescono a cedere il credito, lo risolveremo. E vorremmo continuare assolutamente in questa strada, prima di tutto perché sta trainando l'economia in questo momento di crisi legato soprattutto prima alla pandemia e poi alla guerra, ce n'è bisogno. E poi perché noi l'obiettivo di avere una società sostenibile, quindi non inquinante, passa proprio dagli edifici che sono una delle maggiori cause di emissioni di CO2 e di inquinanti. Quindi il superbonus è uno costo iniziale per lo Stato, ma poi questo costo si ripaga nel tempo e soprattutto riusciamo a creare posti di lavoro, ambienti domestici meno impattanti, più salubri e riusciamo a lasciare nelle tasche dei cittadini e delle famiglie più soldi da spendere a fine mese. È un percorso virtuoso, non possiamo interromperlo. Oggi comunque sono contento di essere in Molise proprio per testimoniare il successo della misura. Qui abbiamo portato già mezzo miliardo di quasi mezzo miliardo di cantieri. Cosa che è difficile vedere negli anni passati. I dati dimostrano che le truffe non riguardavano il superbonus non marginalmente, ma altri bonus come il bonus facciate. Tant'è vero che oggi il governo ha esteso proprio le garanzie che avevamo previsto per il superbonus anche per gli altri bonus edilizi. Quindi è evidente che nessuna operazione, nessuna misura può essere immune da rischi di questo tipo, ma la percentuale che riguarda il superbonus è veramente effimera rispetto al totale. Consideriamo però l'obiettivo. Il mio obiettivo, il nostro obiettivo è quello di una società di impatto zero nel 2050. Come facciamo ad avere una società di impatto zero se non riconvertiamo tutti i nostri edifici, edifici in cui viviamo, pubblici e privati? Ecco, per raggiungere questo, forse il superbonus addirittura non è sufficiente, dobbiamo ancora fare di più. Onorevole, alla luce dei cambiamenti recenti anche a livello di politica internazionale, quanto è importante l'efficientamento energetico e quanto sarà importante anche nel futuro per ottenere un'autonomia? Beh, è una questione geostrategica, no? Cioè, pensate a quanto è importante, oggi lo testiamo quotidianamente, l'energia per una società. Se una società è energeticamente indipendente, una famiglia energeticamente indipendente sarà una società e una famiglia più libera. E oggi ne abbiamo la dimostrazione pratica, purtroppo, in questo contesto di guerra che è arrivata alle porte dell'Europa. Trasformare l'Italia in un paese energeticamente indipendente significa anche trasformare le nostre abitazioni, staccarle dal gas e iniziare ad avere abitazioni che producono energia e non che la consumano. Si può fare tecnologicamente, il superbonus è la strada. No, Basterà secondo lei? non basta, serve molto di più. Infatti non condivido le critiche di chi sostiene che il superbonus sia una misura eccezionale. Anzi, rispetto agli obiettivi, il superbonus è una misura con cui iniziamo a fare questa trasformazione.